Mentalisti avanzano questo emendamento. E così è stato, per esempio, lo voglio richiamare, durante le discussioni sulla definizione di crimini contro l'umanità e crimini di guerra e sullo stupro etnico. E quando venisse sancita la sacralità della vita fin dal suo concepimento, e quindi venisse sancita la sacralità dell'utero nel momento in cui ospita un embrione, tra le molte altre conseguenze nei nostri paesi occidentali, cosa ne sarebbe delle centinaia di donne, spesso bambine, centinaia e migliaia, che vengono stuprate e ingravidate a forza dai soldati degli eserciti nemici in Africa, in Vietnam, in Cambogia e in Birmania? Cosa ne sarebbe delle migliaia di donne e bambine che oggi subiscono queste violenze in Congo? Cosa significa essere pro-life in questi casi? È pro-life sancire il diritto delle donne a non interrompere una gravidanza che anche in questo caso sarebbe sacra? Entriamo quindi nella sacralità della vita, e qui riprendo Stanzani, entreremo allora nella sacralità dell'atto sessuale a fini filoprogenitivi. E non credo ci sia molto altro da portare a riprova del fatto che l'obiettivo è quello di fare diversi passi indietro rispetto a qualsiasi apertura in materia di libertà sessuale e verso le politiche per il decremento della natalità, anche a livello internazionale. E per riflettere su questo, certo non apro questo argomento, vi lascio a Popper, Kant e a Gandhi sul perché sia più desiderabile un paese sovrappopolato piuttosto di un paese in cui, o di un pianeta in cui vi sono meno persone che vivono meglio. E Napoli ce lo dimostra. Sovrappopolazione è business. Ed è su questo, sul non riconoscimento del diritto ad una decisione autonoma da parte della donna, su quel che accade nel proprio corpo, si concentra questo dibattito, e addirittura, io adesso proprio lo voglio dire, tacciando di con disgusto di vetero femminismo, chiunque osi anteporre le priorità della decisione delle donne rispetto ai dubbi e ai tentennamenti millenari di chi cerca conferme dell'esistenza di Dio. Allora, più volte come radicali abbiamo marcato le nostre differenze, la nostra distanza verso il movimento femminista, così come verso ogni altra corporazione di genere. Abbiamo individuato le ragioni nel diritto della persona, qualunque genere o religione appartenga o qualunque sia la sua scelta sessuale, il fulcro e la radice della lotta politica. Però per me è abbastanza intollerabile che si faccia riferimento e si adoperi il termine femminista come se fosse uno dei peggiori insulti del mondo, peggio che fosse un camorrista di Napoli dell'immondizia. Ma insomma, è intollerabile spazzar via un pensiero e un simbolo con tutti i lati oscuri, gli errori, le debolezze che ha rappresentato la lotta femminista dalla Auclair, da Kate Millett, ma anche Luce Irigaray, Sibilla Aleramo, il pensiero critico di Elisabeth Badinter, e appioppare con disprezzo l'epiteto femminista come se incarnasse le bassezze, l'inconsistenza e la frivolezza di una lotta che non aveva nessuna ragione d'essere. Allora, è una lotta che oggi è la lotta di Somalimam, è la lotta di Kadi Koità, è la lotta di Shirin Ebadi, l'iraniana Shirin Ebadi, delle donne iraniane, afghane, africane, asiatiche che vogliono studiare, lavorare, governare, decidere se procreare, amare senza essere destinatarie di uno o due diritti in meno soltanto perché possono generare figli. Non sono una femminista, non lo siamo mai stati. Proprio perché non lo sono e non lo sono mai stata, io sto pensando di iniziare ad indossare la coccarda con scritto io sono femminista, io sono radicale femminista, a testimonianza del fatto che il femminismo non è nato per una esigenza di separatismo o di estremismo, ma è nato con il preciso scopo della liberazione sessuale delle donne e perché purtroppo invece siamo stati anche sgridati alla Roccella, è stato sgridato Silvio alla Roccella, non sono ancora in menopausa Silvio, è perché non possiamo lasciare la critica sul femminismo nelle mani di chi con questo fa la revisione delle ragioni della lotta delle donne con la precisa intenzione di dequalificare una storia che anche con tutti i suoi lati oscuri ha portato delle conquiste importanti e che oggi, bisogna ricordarlo, è eredità di donne che sono straordinariamente torturate in tutto il mondo. Oh, tutto questo mi porta al nostro grande Satyagraha per la pace. E sappiamo che esiste un mondo attento e pronto per affrontare
anche le questioni epocali che noi poniamo e che secondo me è riassunta in una sola grande suggestione o suggerimento concreto e operativo, è quello del cambiamento di un paradigma, non solo politico e intellettuale, ma anche di concezione del ruolo dell'essere umano di fronte all'assunzione di responsabilità verso se stesso, della pace con e tra i suoi simili, a partire tra uomo e donna anche in termini generazionali, della pace con il pianeta, a partire da una rivoluzione dello sfruttamento delle sue risorse, della pace tra scienza e potere, a partire da una nuova concezione di libertà e di potenzialità dell'individuo, pensando alla qualità della vita e non promuovendo una vita di miseria, di povertà e di dolore. E questi possono essere i contenuti naturali del nostro Satyagraha. Chiudo con alcuni dati. L'ultimo rapporto delle Nazioni Unite dell'ottobre del 2007 su ambiente e sviluppo denuncia che il pianeta è sull'orlo di un collasso ambientale, con la previsione di 2 milioni di persone in stato di grave sofferenza per la scarsità d'acqua, lo diceva anche ieri Walter, e conferma che non vi sono risorse disponibili per rispondere ai bisogni di oltre 6 miliardi e mezzo di persone nel prossimo futuro. 250 milioni di persone vivono con meno di $1 al giorno. Proporre strategie di contenimento delle nascite non significa parlare di eugenetica e non deve essere considerato un tabù. Dobbiamo riaprire, secondo me, la discussione, uscire dal concetto di sovranità nazionale sulle nascite e pensare a delle proposte. E magari inserendo anche questo gruppo nel prossimo convegno, il secondo convegno sull'energia. Grazie.